cosa vi viene in mente quando dico bollicine? Non la coda di volpe spumante della tenuta conto. Questa volta parliamo di champagne. Senza perderci tanto in chiacchiere, andiamo direttamente alle radici di quello che è diventato il vino spumante più famoso e più costoso del mondo. E lo facciamo davanti a un simbolo di questa eterna diatriba. Sono io, eh? Di questa eterna diatriba tra chi sia alla base, tra chi abbia ideato questa ricetta magica del vino che con le bollicine diventa il segreto, insomma, dello champagne. Lo facciamo con Antonio Pogo, uno dei massimi esperti in spumantologia, che proverà a ricostruire, applicata, che ci aiuterà a ricostruire le radici di questa storia che ancora ha dei punti oscuri. I punti oscuri in realtà sono molto pochi. Fanno bene i francesi a erigere delle statue al frate Perignon, Don Perignon, visto che se c'è una parola che noi possiamo utilizzare per lui è usurpatore. Usurpatore, perché la sua ricetta del metodo Champenois altro non fu che un copiaticcio, tra l'altro fatto in maniera grossolana, di una ricetta ben precisa di un altro frate, guarda un po', appartenente all'ordine dei benedettini come Don Perignon, Franceschiello Scacchi, nato a Preci e vissuto a Fabriano, che nel 1620 scrive la ricetta del metodo Champenois. Oramai abbiamo le testimonianze scritte che i francesi hanno tentato di distruggere, comunque di comprare. Don Perignon evidentemente trova questa ricetta e 40 anni dopo, nel 1660, dice di inventare lo champagne. Penso, mi sembra un'operazione. Ecco, e a noi rimane di latrocinio. A noi rimane la Francia corta. A noi rimane la Francia corta, in tutti i sensi. In tutti i sensi. Benissimo, credo che abbiamo ricostruito con sufficiente chiarezza quelle che sono le origini dello champagne. Giornata uggiosa, giornata tipica dello champagne. Viene da chiedersi come è possibile a queste latitudini, con questo tempo, che si riescano ad ottenere dei vini così prestigiosi e così cari. Autobotti e quintali di zucchero. Ci vediamo dopo. Ma l'ultima domanda dal pubblico. E perché qui tonto di frate Umbro si è fatto rubare la ricetta?